GG a tutti ragazzi, sono Alien e vi parlo dal pianeta del fallo del titano. Ok, era pessima, ve lo concedo. Ancora una volta vi porgo le mie scuse per la non eccessa qualità della clip che i vostri esperti occhi stanno visualizzando in questo momento. Anche questa clip è stata, ahimè, registrata tramite il DVR dell'Xbox One ed è una storia veramente da ridere, perché ho registrato questa clip e ho provato il solito iter procedurale per poterlo editare, ovvero registrare gli ultimi 5 minuti di gioco, entrare in Upload Studio, tagliare la clip o comunque inserirla nel progetto, renderizzarla, fare l'upload su SkyDrive, OneDrive, andare su OneDrive da PC e scaricare la clip in formato MP4, insomma un vero e proprio incubo. La faccio breve, tutta sta procedura è stata inapplicabile perché per qualche strano motivo non appena cercavo di renderizzare questo gameplay veniva fuori un errore generico sull'Xbox che diceva che il file era corrotto. Allora cosa ho fatto? Quelli di voi che hanno visto il mio ultimo video sapranno che ero in attesa di ricevere la mia capture card Evermedia Live Gamer Portable. Bene, mi è arrivata. Dunque ho catturato la clip mettendola in play dall'Xbox e usando la Evermedia l'ho catturato. La fregatura è che ho dovuto tagliare i primi secondi perché altrimenti avreste visto metà dell'interfaccia Xbox che, per quanto possa essere bella, comunque non avrebbe fatto una buona figura nel video. Ma perché mi sono sbattuto per tutto questo? Perché in questa clip viene mostrato un pezzo della mia partita forse migliore, dove ho fatto 105 punti in attrition, che è attualmente il mio record personale. È una clip dove faccio il galletto? No. Faccio vedere che sono bravo? No, tanto non lo sono. L'ho registrata perché non sono abituato a fare così bene in un FPS e in generale avevo sta clip qui, non molto lunga, lì a morire, siccome dovevo introdurvi la più grossa novità di tutte mi sono detto, beh, utilizziamola. Bene, tutto questo per dire cosa? Che la mia capture card è tornata. Yeah! E sti cazzi, non ci rimetti? No, beh, sarà il mio ultimo video a 720p promesso. È questa la vera novità? No. La novità è che da qualche giorno sono diventato responsabile del canale YouTube di Titanfall Italia, la prima community italiana su Titanfall. Siete qui perché vi piace Titanfall, quindi deduco che potreste essere interessati ad unirvi sotto un'unica grande community dove trovare altri appassionati o appassionanti di Titanfall come voi. Ma quindi vi invito caldamente a visitare il sito www.titanfall.it e a registrarvi, sia che siate dei casual gamer mediamente interessati al titolo, sia che siate dei gamers competitivi o magari avete anche un clan. Pensate che c'è un'applicazione chiamata Versus che vi permette di creare il vostro team, di registrare il vostro clan, di creare delle ladder, di effettuare clan war e chi più ne ha più ne mette. Davvero il posto ideale per scannarsi ufficialmente sul gioco, ma anche per trovare tanta gente interessata come voi a questo titolo. È tutto gratis. Significa che sul mio canale non vedrete più roba di Titanfall? No, semplicemente mi vedrete molto più attivo su Titanfall Italia, con video più seri, commentary, guide varie, che pian piano avrete piacere di scoprire, ma vi dovete iscrivere comunque, se no m'offendo. Trovate tutti i link nella descrizione di questo video comunque. Quindi non smetterò di fare altri video che appunto potete vedere solo sul mio canale. A proposito di link, vi lascio anche quelli al video di presentazione che ho fatto per Titanfall Italia, un trailer che senza presunzione alcuna posso definire come la mia nona sinfonia ed è piaciuto anche a Debbie Hepp, che è, lei è il community manager di Respawn Entertainment. Non vi dico vaccate, non più del solito almeno. Incredibile, sono riuscito a sfruttare un video neanche così tanto spettacolare per parlarvi di una cosa seria, sto facendo seriamente progressi. Comunque, questo sarà il mio ultimo video di Titanfall prima della release del gioco e qui ci sarebbe tanto il 7 giorni, ma purtroppo ce ne vuole qualcuno in più. È tutto signori, GG a tutti, ci vediamo su Titanfall Italia. Peace!